Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo romantico cardigan. Ho deciso di definirlo romantico per via del filato che ho utilizzato, che è molto elegante, e anche del punto che vi ho abbinato, perché fa risultare il cardigan appunto qualcosa di elegante che possa essere indossato, come lo sto indossando io in questo momento, sopra dei vestiti in estate. Per quanto riguarda il filato, mi avvicino per farvelo vedere, io ho utilizzato quella della Cuca Yarns linea Summer Mercerizide. Ogni gomitolo è da 100 grammi e misura 350 metri. È 70% cotone, 30% viscosa. In descrizione io vi metterò il link del sito web Il Filo di Arianna Mani Uncinetto, da cui voi potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Per quanto riguarda questo cardigan, io ho utilizzato 400 grammi. In realtà dell'ultimo gomitolo da 100 grammi me ne è avanzato almeno una cinquantina di grammi. Quindi per chi è una taglia M 400 grammi dovrebbero bastare per poter fare il cardigan, per chi è una taglia S può fare il cardigan ancora più lungo. Io ho preferito farlo fin sotto al sedere, mettiamolo così, ma voi potete farlo arrivare anche sopra fin sotto le ginocchia. E ho lavorato con l'uncinetto del numero 3. Per quanto riguarda la lavorazione, io sono partita in top down, quindi sono partita dall'alto montando delle catenelle. Vi dico già che chi è taglia M o taglia L deve mettere un motivo o più motivi in più rispetto a me. E una volta realizzati i giri per iniziare ad allargare il lavoro, mi sentirete dire che dal 12° al 15° giro io ho ripetuto lo stesso giro. Bene, per chi è taglia M o taglia L, mi raccomando, faccia di più, quindi invece del 15 si fermi al 17 una taglia M, si fermi alla 20° giro una taglia L. Questo perché se anche avete aumentato le catenelle iniziali, se fate il mio stesso numero di giri, sotto comunque non vi stringe per fare gli scarfi alle maniche, quindi aumentate e poi andate a fare normalmente l'ultimo giro che ho fatto anch'io, che serve poi per aumentare ancora di più la larghezza del cardigan e poter fare gli scarfi alle maniche. Detto ciò, io poi sono andata a lavorare il pezzo di sotto del cardigan lavorando sempre con i ventaglietti, però in maniera diversa, e vi dico già che il mio è abbastanza stretto, anche perché lo volevo così, perché io volevo abbottonarlo solo sopra. Per chi vuole che si abbottoni fino a sotto, mi raccomando, io faccio ventaglietti con due maglie alte, una catenella, due maglie alte. Voi fate dei ventaglietti da tre maglie alte, due catenelle e tre maglie alte, per avere il cardigan più largo sotto, in modo tale da poterlo poi andare a chiudere fino a giù, se così che lo volete. Per chi, una volta realizzato questo, sono andata a creare le maniche. Le ho fatte lunghe fino al polso. Voi potete decidere di farlo a tre quarti o a maniche corte, e anche in questo caso, chi è taglia M o L, se mettendo gli scaffi comunque vi rendete conto che la manica stringe, andate ad aumentare le maglie alte del ventaglietto. 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte rispetto a me. Oppure se preferite farlo più forato e lasciare il ventaglietto così com'è, invece di 2 catenelle che separano ogni ventaglietto, ne andate a fare 3 o 4, come preferite. Io, una volta terminati anche le mie maniche, sono andata a realizzare un giro di maglie basse per definire appunto le maniche e 3 giri di maglie basse attorno a tutto il cardigan. Questo perché mi serviva per creare le asole, perché come avete visto io ho 3 bottoni. E anche in questo caso molto semplice, si fa prima un primo giro di maglie basse normali, un secondo giro, e dove abbiamo deciso di mettere i bottoni si fa una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa. Per me una catenella perché ho dei bottoni piccoli, però se voi decidete di optare per dei bottoni più grandi, mi raccomando, fate 2 catenelle e saltate 2 maglie di base e poi andate a rifare la maglia bassa. Io ho saltato solo una maglia bassa perché ho fatto una catenella. E poi sono andata a fare l'ultimo giro di 3 di maglie basse, quindi il terzo giro, per rifinire tutto. E poi sono andata a cucire i miei bottoni. Come sapete, io prediligo i cardigan che si abbottonano solo sotto e mi lasciano libera sotto. È una mia, mi piace questa cosa, però voi, come vi ho detto, potete decidere di farlo più largo, in modo che si abbottoni sul davanti. Se volete soltanto farlo ancora, cioè un'altra chiusura, non andate ad aumentare, cioè mettere quindi solo 4 bottoni, perché volete che si abbottoni solo fino alla vita, mettiamola così, non andate a fare gli aumenti dei ventaglietti, ma invece di 3 giri di maglie basse ne fate 5, fate 2 giri di maglie basse, il terzo dove create le asole e altri 2, scusatemi, 3 giri di maglie basse, il quarto dove create le asole e il quinto per rifinire tutto. Bene,
Spero che questo cardigan vi piaccia, che desideriate realizzarlo e se è così mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul mio blog www.uncentandoconelsa.it. Ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro cardigan lungo con le maniche a tre quarti o maniche lunghe, devo ancora decidere, io utilizzerò il filato della Kuka Yarns, la linea Summer Mercerized, spero che si pronunci così, che è 70% cotone e 30% viscosa. In descrizione, come sempre, vi metterò il link del sito web Il Filo di Arianna Maglie Uncinetto, da cui potete acquistare il mio stesso filato. Io lo lavorerò con l'uncinetto del numero 3 e ho montato 128 catenelle. Dunque, ricordatevi che è un cardigan top down, quindi si parte dallo scollo in alto e io direi che 128 catenelle vanno bene anche per una taglia M, basta che poi fa un po' più di aumenti rispetto a me. Per chi invece però vuole comunque aumentare, tenga presente che si lavora su un multiplo di 8, quindi andate ad aumentare di 8, 16 e così via per le taglie più grandi. Come vi ho detto, io ho montato 128 catenelle e vado a realizzare il mio primo giro, che consiste nel realizzare una catenella per alzarmi con il lavoro. Vado nella prima delle 128 catenelle, vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 catenelle di base, entro nella successiva e realizzo una maglia bassa. Di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. Devo fare questo per tutto il primo giro, quindi 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. Continuo così per tutto il mio primo giro. Allora, io ho terminato il mio giro andando a fare quindi l'ultima maglia bassa nell'ultima catenella, scusatemi, delle 128 che ho fatto. Mi giro con il lavoro e vado a fare il mio secondo giro. Con una maglia bassissima mi porto vado a fare 3 catenelle, 1, 2, 3, che equivale alla mia prima maglia alta. Vado dove ho il primo archetto di 3 catenelle e vado a realizzare nella seconda delle 3 catenelle 2 maglie alte, una e rientro 2. Una catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base, vado a fare 2 maglie alte, una e 2. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, salto e gruppo il secondo archetto di 3 catenelle, vado nel terzo e ricomincio da capo, quindi entro nella seconda delle 3 catenelle, realizzo 2 maglie alte, 1, rientro 2. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, salto l'archetto di 3 catenelle, vado nel successivo, entro nella seconda catenella e ricomincio del gruppo di 3 e ricomincio da capo, quindi 2 maglie alte, 1 e rientro 2. Catenella di separazione, rientro dentro e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Termino il secondo giro dopo aver fatto il mio ultimo ventaglietto nell'ultimo archetto di 3 catenelle, entrando nella prima maglia bassa e facendo una maglia alta. Ho terminato così anche il mio secondo giro. Mi giro con il lavoro e vado a fare il terzo giro e sono 3 catenelle, 1, 2, 3, che sono mia prima maglia alta. Vado direttamente nell'archetto di una catenella del ventaglietto e vado a fare il mio ventaglietto, quindi 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro dentro e faccio altre 2 maglie alte, 1 e 2. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto, salto tutto, vado direttamente nell'archetto del ventaglietto successivo e vado a lavorare di nuovo al mio ventaglietto, quindi 2 maglie alte, 1, 2, 1 catenella, rientro dentro altre 2 maglie alte, 1 e 2.
3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro, quindi il ventaglietto all'interno del ventaglietto del giro precedente, 3 catenelle di separazione tra ogni ventaglietto. Termino il terzo giro dopo aver fatto il ventaglietto prendendo il filo, entrando nella terza catenella iniziale che equivaleva alla mia prima maglia alta e facendo una maglia alta. Quarto giro, mi giro con il lavoro e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Prendo il filo, vado nell'archetto del ventaglietto e vado a fare il mio ventaglietto, quindi 2 maglie alte, una catenella, rientro altre 2 maglie alte, una catenella, vado dove ho la seconda delle una catenella di separazione, vado dove ho la seconda delle 3 catenelle e realizzo una maglia alta, catenella di separazione e di nuovo ricomincio da capo, vado nell'archetto del ventaglietto e realizzo 2 maglie alte, una catenella, rientro altre 2 maglie alte, una catenella di separazione, prendo il filo, vado dove ho la seconda delle 3 catenelle e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Termino il quarto giro dopo aver fatto il mio ventaglietto entrando nella terza catenella iniziale facendo una maglia bassissima, una maglia alta, scusatemi. Quinto giro, mi giro con il lavoro e vado a lavorare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, 1, 2, 3, vado nell'archetto di una catenella del ventaglietto e realizzo 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione e rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2 e ricomincio da capo, quindi vado nell'archetto di una catenella del ventaglietto e realizzo 2 maglie alte, una catenella e di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho l'archetto di una catenella e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quinto giro. Termino il quinto giro dopo aver fatto il mio ventaglietto entrando nella terza catenella iniziale e facendo una maglia alta. Sesto giro, mi giro con il lavoro e vado a fare lo stesso giro che ho fatto prima, quindi vado a ripetere il mio quinto giro, quindi vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, vado dove ho l'archetto di una catenella e realizzo 2 maglie alte, una catenella, rientro altre 2 maglie alte, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2 e ricomincio da capo, quindi faccio il sesto giro uguale al quinto. Terminato, vi faccio vedere come si termina anche il sesto giro e poi andremo a fare di nuovo il settimo giro con gli aumenti. Termino il sesto giro andando sempre a fare una maglia alta all'interno della terza catenella iniziale che equivaleva alla mia prima maglia alta del giro precedente. Mi giro con il lavoro e vado a fare il mio settimo giro. E realizzo 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, 1, 2, 3, vado nell'archetto di una catenella del ventaglietto e realizzo 2 maglie alte, 1, 2, una catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la maglia alta e realizzo 2 maglie alte, 1 e rientro 2, 2 catenelle e ricomincio da capo, quindi vado nell'archetto di una catenella e realizzo 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, vado dove ho la maglia alta e realizzo 2 maglie alte, 1, rientro 2, 2 catenelle, 1 e 2
e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio settimo giro. Termino il mio settimo giro andando sempre a fare una maglia alta nella terza catenella iniziale. Ottavo giro, mi giro con il lavoro e realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Prendo il filo, vado nell'archetto di una catenella e realizzo 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella di separazione, prendo il filo, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado tra le 2 maglie alte e realizzo una maglia alta, una catenella, rientro tra le 2 maglie alte e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2 e ricomincio da capo. Quindi prendo il filo, vado nell'archetto di una catenella e realizzo 2 maglie alte, 1 e 2. Catenella di separazione, rientro dentro altre 2 maglie alte, 1 e 2. 2 maglie alte, 1 e 2, prendo il filo, vado tra le 2 maglie alte e realizzo una maglia alta, una catenella di separazione, rientro dentro tra le 2 maglie alte del giro precedente e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio ottavo giro. Ho terminato il mio ottavo giro facendo sempre la solita maglia alta nella terza catenella. Nono giro, devo fare uguale all'ottavo, quindi devo andare a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Vado nell'archetto di una catenella del ventaglietto, scusate mi tiro un po' il filo, e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, vado nell'archetto di una catenella che mi separa le 2 maglie alte e realizzo una maglia alta, una catenella, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle, ricomincio da capo. Quindi rifaccio esattamente quello che ho fatto all'ottavo giro e faccio questo per tutto il mio nono giro. Ho terminato il nono giro facendo sempre la maglia alta all'interno della terza catenella. Decimo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, vado nell'archetto di una catenella del ventaglietto e realizzo 2 maglie alte, 1 e rientro 2, una catenella e rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2. Catenella di separazione, prendo il filo, vado dove ho l'archetto di una catenella che mi separa le 2 maglie alte e realizzo 2 maglie alte, 1 e rientro 2, catenella di separazione e di nuovo rientro, vado a fare 2 maglie alte, 1 e rientro 2. Una catenella di separazione, ricomincio da capo, quindi entro nell'archetto di una catenella del ventaglietto e realizzo 2 maglie alte, 1 rientro 2, una catenella, vado, rientro dentro e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella che mi separa le 2 maglie alte e realizzo 2 maglie alte, 1 e rientro 2, catenella di separazione, di nuovo 1 e 2 maglie alte, catenella di separazione, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio decimo giro. Ho terminato il mio decimo giro facendo sempre una maglia alta nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta del giro precedente. L'undicesimo giro si fa uguale al decimo, quindi vado a fare 3 catenelle, 1, 2, 3 che equivale alla mia prima maglia alta, prendo il filo, vado nell'archetto di una catenella del ventaglietto e realizzo 2 maglie alte, 1 e rientro 2, una catenella, e di nuovo rientro e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella di separazione, vado nel ventaglietto successivo, nell'archetto del ventaglietto successivo e di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, rientro 2 maglie alte, 1 e 2,
catenella di separazione e ricomincio. Devo fare questo per tutto il mio undicesimo giro. Ho terminato anche l'undicesimo giro facendo sempre una maglia alta all'interno della terza catenella iniziale. Dodicesimo giro, vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Vado dove ho l'archetto di una catenella tra le due maglie nel ventaglietto e vado a fare altre il ventaglietto, quindi altre 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, rientro dentro altre 2 maglie alte, 1 e 2. 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado nell'archetto del ventaglietto successivo e vado a realizzare il mio ventaglietto, quindi 2 maglie alte, 1 e 2, 1 catenella, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho il ventaglietto successivo ed ricomincio da capo, quindi entro dentro e vado a realizzare 2 maglie alte, 1 e 2, 1 catenella di separazione, prendo il filo, rientro, altre 2 maglie alte, 1 e 2. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nel ventaglietto successivo nell'archetto di una catenella e di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2, 1 catenella, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio dodicesimo giro. Io ho terminato il dodicesimo giro andando sempre a fare una maglia alta nella terza catenella iniziale. Bene, adesso andrò a fare i prossimi 3 giri come il dodicesimo giro, quindi farò il tredicesimo, il quattordicesimo, il quindicesimo giri uguale al dodicesimo, quindi andrò a fare i ventaglietti separati da 3 catenelle. Arrivati al quindicesimo giro faremo l'ultimo giro che ci serve per aumentare ancora un po' di più la larghezza del nostro cardigan e mettere i marcatori per poter creare gli scalfi delle maniche. Io ho terminato il mio quindicesimo giro, che vi ricordo è stato uguale al dodicesimo, quindi dal dodicesimo al quindicesimo io ho fatto sempre lo stesso giro. Sedicesimo giro, vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, 1, 2, 3, prendo il filo, entro nell'archetto di una catenella del ventaglietto e realizzo 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, prendo il filo, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho il ventaglietto successivo, entro nell'archetto e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo, quindi vado nel ventaglietto successivo e realizzo 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nel ventaglietto successivo, entro nell'archetto e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio sedicesimo giro. Ho terminato il sedicesimo giro dopo aver fatto i miei 3 gruppi di 2 maglie alte separati da una catenella con una maglia alta entrando nella terza catenella iniziale. Mi giro con il lavoro e vado a fare il diciassettesimo giro. Poi metterò i marcatori per poter fare gli scalfi delle maniche. E realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, 1, 2, 3. Vado tra il primo archetto di una catenella, tra i primi 2 gruppi di 2 maglie alte e realizzo il ventaglietto, ossia 2 maglie alte, 1 e 2. Catenella di separazione, rientro dentro altre 2 maglie alte, 1 e 2. Catenella di separazione, vado nel secondo archetto che mi separa il secondo dal terzo gruppo di 2 maglie alte e realizzo un ventaglietto, quindi 1, 2 maglie alte, catenella di separazione, prendo il filo, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2, 3 catenelle, 1, 2, 3,
vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi vado nel primo archetto di una catenella che mi separa il primo dal secondo gruppo di 2 maglie alte e realizzo 2 maglie alte, 1 e rientro 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2. Catenella di separazione, vado nell'archetto successivo che mi separa il secondo dal terzo gruppo di maglie alte e realizzo il ventaglietto, quindi 2 maglie alte, 1 e 2. Catenella di separazione, rientro dentro altre 2 maglie alte, 1 e 2. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio 17° giro. Allora, io ho terminato il 17° giro andando sempre a fare una maglia alta all'interno della terza catenella del giro precedente. Poi sono andata a contare questi ventagli grandi formati dai due gruppi di ventaglietti, due ventaglietti, quindi 1, 2, 3, 4. Io ne ho un totale di 22, quindi ne ho messi 10 avanti, 10 dietro e uno di lato, qua e qua. Quindi sono andata poi a contare 1, 2, 3, 4 e ho messo il marcatore sul davanti. Ho contato altri 3, 1, 2, 3 e nel quarto dietro sono andata a mettere il mio marcatore e l'ho chiuso. Quindi ripeto, io ho fatto la stessa cosa anche da questo lato. Quindi ripeto, io ho di questi gruppi di due... di questo ventaglio grande formato da due ventaglietti ne ho 22 e ne ho messi 10 avanti, 10 dietro e uno dai lati di qua e di qua. Poi partendo dall'esterno qui sono andata a contarne 3, 1, 2, 3 e nel quarto sono andata a mettere il mio marcatore, ne ho contati altri 3, 1, 2, 3 e nel quarto dietro ho messo il mio marcatore e ho fatto la stessa cosa di qua. Quindi tra i marcatori dietro io ho 6 di questi miei gruppi di ventaglietti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la stessa cosa qua avanti, 3 avanti, 1, 2, 3 e 3 da quest'altro avanti, 1, 2, 3. E ho 3 gruppi quindi qui per fare gli scalfi delle maniche. Non vi preoccupate, adesso sembra stretto, ma in realtà quando poi andremo a lavorare per qui in tondo e qui per fare il corpo, vedrete che si allargherà di più lo scalfo per le maniche. Detto ciò, possiamo andare a fare quindi il nostro giro per iniziare a fare il corpo del nostro, del nostro cardigan. Allora, per realizzare il primo giro del mio corpo, del cardigan, realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Prendo il filo, vado dove ho il primo archetto del primo ventaglietto e realizzo un ventaglietto, quindi 2 maglie alte, 1 e rientro 2. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2. Catenella di separazione, vado nel ventaglietto successivo, entro nell'archetto e realizzo un ventaglietto, quindi 2 maglie alte, 1 e 2. Catenella di separazione e rientro, vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo, quindi salto le maglie basse, vado direttamente nel primo archetto dove ho il primo ventaglietto e vado a fare il mio ventaglietto, quindi 2 maglie alte, 1, rientro 2, catenella di separazione, rientro dentro altre 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, vado nell'archetto del ventaglietto successivo e realizzo di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, ricomincio da capo. Faccio questo finché non arrivo al mio primo marcatore. Allora, sono arrivata dove ho il mio primo marcatore. Vedete, io sto lavorando sul davanti, mi allontano un po' con la telecamera, sto lavorando sul davanti, devo andare sul dietro e qui ho il mio spazio per fare la manica. Quindi ho realizzato le mie 3 catenelle, vado nel primo ventaglietto che mi separa i due che mi separa dove ho messo il marcatore i due ventaglietti, quindi entro nel primo e vado a fare il mio ventaglietto, quindi una maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro, vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2.
Adesso vado direttamente nella parte dietro. Come vedete, io ho il marcatore che mi separa i due gruppi di due gruppi, metto così per farvi vedere meglio. Ho messo il marcatore dove, separandomi i due gruppi di due ventaglietti. Quindi io ho fatto, adesso sto sulla parte avanti, sono andata a fare il ventaglietto in quello che sta prima del mio marcatore. Adesso vado dietro, quindi qua dove ho il mio scalfo della manica, vado dove ho, quindi in questo altro, questo da, proprio dalla parte opposta, e vado a lavorare il mio ventaglietto. Quindi ho fatto il mio ventaglietto, faccio una catenella di separazione, vado nel ventaglietto opposto dove ho messo il mio marcatore e vado a fare il mio ventaglietto. Quindi due maglie alte, una e due, catenella di separazione, rientro altre due maglie alte, una e due, tolgo il mio marcatore e vedete io ho unito la parte avanti con la parte dietro lasciando questo scalfo per le maniche e adesso vado a lavorare normalmente, quindi vado a fare 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio a lavorare come sto lavorando il mio primo giro del mio corpo del cardigan, andando nel ventaglietto, nel primo ventaglietto e facendo un ventaglietto. Lavoro normalmente fino ad arrivare al secondo scalfo dove vi farò rivedere come si fa per passare dalla parte dietro alla parte avanti. Sono arrivata al mio secondo marcatore. Come sempre il marcatore io l'ho messo tra i due gruppi di due ventaglietti, sia avanti che dietro. Qui ho lo scalfo per la manica, io sto dietro, devo andare avanti. Ho fatto le mie 3 catenelle, quindi vado a lavorare nell'archetto, nel ventaglietto che sta prima del marcatore e vado a fare il mio ventaglietto, quindi due maglie alte, una e rientro due. Catenella di separazione, di nuovo una e rientro seconda maglia alta, catenella di separazione e vado nel ventaglietto opposto che si trova dalla parte avanti del mio cardigan, quindi quello che viene guardando di qua prima del marcatore e vado, quindi entro nell'archetto di una catenella del ventaglietto e vado a fare due maglie alte, una e due, catenella di separazione, rientro due maglie alte, una e due. Posso togliere così il mio marcatore e ho lo scalfo della mia manica e posso continuare a lavorare normalmente per terminare il mio primo giro del corpo del cardigan. Quindi vado a fare le mie 3 catenelle, 1, 2, 3 e vado a lavorare dove ho il mio primo ventaglietto, facendo due maglie il mio ventaglietto. Continuo così fino a terminare il primo giro e poi vi faccio vedere come si fa il secondo. Ho terminato il primo giro facendo la maglia alta nella terza catenella. Secondo giro, secondo e ultimo giro, questo è il giro che andremo sempre a ripetere e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta. Prendo il filo, vado nell'archetto di una catenella del primo ventaglietto e realizzo 2 maglie alte, una e due. Catenella di separazione, entro di nuovo nell'archetto e vado a fare altre 2 maglie alte, una e due. 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto del ventaglietto successivo e realizzo 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, 1, 2 e ricomincio da capo, salto le 3 catenelle, entro nel primo archetto del primo ventaglietto e vado a fare 2 maglie alte, 1, e 2, 2 catenelle, una catenella, rientro dentro altre 2 maglie alte, una e 2, 2 catenelle, vado nel ventaglietto successivo e realizzo di nuovo 2 maglie alte, una e 2, catenella di separazione, rientro dentro altre 2 maglie alte, una e 2, 2 catenelle e continuo così per tutto il corpo. Quindi io farò questo giro fino alla fine e poi ripeterò sempre questo secondo giro per tutta la lunghezza che desidero realizzare del mio cardigan. Io lo voglio molto lungo, quindi poi vi farò sapere alla fine quanti centimetri misura e non quanto dallo scalfo fino a giù e non quanti giri ho fatto. Allora, io ho ripetuto il mio giro fino ad arrivare a un centimetro di 50, quindi da dove ho fatto gli scalfi fino a giù a me misura 50 centimetri. Adesso posso andare a fare la manica che io voglio fare lunga, non solo sotto.